Ciao e benvenuto o bentornato al mio canale. Nel video di oggi andremo a rivedere una lavorazione che ho già portato qui nel canale un po' di tempo fa. Si tratta del divano pallet. Qui sopra trovare il link del vecchio video. In questo nuovo però andremo a trattare soltanto gli aspetti principali, quindi soltanto le lavorazioni principali che ci permettono di passare da un vecchio bancale a un divano comodo e accogliente. Qui sotto in descrizione troverai la lista di tutti gli elettroutensili e tutti i componenti che ho impiegato per realizzare quest'opera. Spero che il video ti piaccia e che possa trovarlo utile per i tuoi nuovi progetti. Mettiamoci subito al lavoro. Allora, se partiamo dal presupposto che questi pallet sono stati recuperati da qualche cantiere o da qualche negozio che li stava dismettendo, la prima operazione da fare è quella di pulirli, attraverso ad esempio l'utilizzo di un mouse. Successivamente dovremo andare a lavorarli per renderli molto più utilizzabili, quindi andiamo a prendere una fresatrice con la punta che metteremo qui sopra in sovrappressione per vedere quali stiamo utilizzando e andremo ad arrotondare tutti gli spigoli. È vero che il divano pellet è un divano, diciamo, artigianale, un divano che non è sicuramente un divano da salotto. Però è anche vero che quando ci sediamo non abbiamo bisogno di andare a riempirci di schegge e sedere, quindi la cosa importante da fare attraverso la fresatrice è quella di andare a smussare gli angoli, quindi andremo ad arrotondarli. Li arrotonderemo tutti quanti, tutti quelli ovviamente che si trovano nella parte superiore. Il pallet, il divano pallet è fatto da due bancali, uno superiore e uno inferiore. Quello superiore utilizzeremo la fresatrice. Andiamo a farlo su tutti gli angoli e successivamente andiamo ad ammorbidirli ulteriormente utilizzando sempre il nostro levigatrice mouse. Potete usare anche una rotola orbitale se ce l'avete. L'importante è andare a levigare il più possibile tutti gli angoli e togliere tutte le schegge che trovate su questi bancali, insomma. Non tralasciate nessuna parte. È sempre importante che non ci siano schegge per farvi male. Ecco qui, se avete fatto bene il lavoro vi troverete degli spigoli così arrotondati, belli smussati. Passate una mano, fate attenzione sempre che non sia qualche scheggia residua, passate una mano e vedrete che decisamente morbido come spigolo, quindi avremo degli spigoli arrotondati per bene. A questo punto, siccome non ci serve lasciarlo sporco sotto il tappeto, andiamo a pulire anche la parte inferiore. Ovviamente non c'era bisogno di smussare niente, però il mouse passiamolo proprio per togliere tutto lo sporco. Nei lati io ho preferito lasciare tutte le iscrizioni, le incisioni, quindi la marca dei pallet. Mi piaceva così. Adesso andiamo a prepararci al fissaggio, quindi usiamo una punta Fosner e andiamo a fare degli inviti per fissare dei tirafondi negli angoli del pallet, sia nella parte diciamo centrale della pedana esterna, sia negli angoli. Quindi andiamo a creare un invito con la punta Fosner. Ovviamente stiamo lavorando sempre sul pallet superiore. E poi andiamo a forare in modo da permettere al tirafondi di entrare senza fare sforzo, proprio perché nel primo bancale non è necessario fare attrito, non deve fissarsi. Se avete una punta lunga potete fare anche semplicemente un foro unico. Ovviamente il foro fatto nel bancale superiore è più largo, mentre il foro nel bancale inferiore serve soltanto da invito per non far sforzare troppo la punta e quindi andare a spaccare il legno. Mi raccomando, fate attenzione, altrimenti il tirafondi non avrà punti su cui aggrapparsi e non servirà a niente. Anche qui negli angoli andiamo a creare gli alloggiamenti per le viti con la nostra punta Fosner, un buco con trappola, e poi andiamo a creare un ulteriore alloggiamento con la nostra punta per svasare. In questo modo la testa del tirafondi andrà perfettamente a filo col legno. Andiamo a fare dei fissaggi di prova. I fissaggi di prova ci permettono di capire se è ben collegato. Adesso andiamo a lavorare sulla spalliera. Sulla parte della spalliera prendiamo un bancale, togliamone una parte e manteniamone soltanto una che abbia una dimensione di 40, un'altezza di 45,5. Queste sono, diciamo, misure standard anche legate ai cuscini che poi andremo ad acquistare. Quindi andiamo a rimuovere la parte che non ci serve e posizioniamola alla fine in modo da avere una seduta di 64,5 cm. Anche in questo caso andiamo a fissare per bene quello che è lo schienale. Io ho deciso di usare una punta Fosner per creare un invito per l'altra vite. Non userò i tirafondi in questo caso, ma delle viti, quindi insomma, voi vedete un po' voi quali sistemi di ancoraggio utilizzare. Questa è semplicemente un'idea del lavoro che io ho fatto. Ovviamente non sarà sufficiente mettere soltanto una vite, perché poi quando ci appoggiamo sullo schienale, se non ci sono altri punti di ancoraggio, quello andrà a spaccarsi piano piano. Quindi intanto iniziamo con questa vite, iniziamo a fissare la parte, diciamo, più grossa del bancale sulla seduta.
sempre aiutiamo l'alloggiamento della vite. Poi fissiamo delle staffe a L che serviranno per irrigidire quello che è il punto di supporto dello schienale con la base. Ripeto, sono tutte idee le mie, poi se avete dei metodi diversi scriveteli qui sotto. Tutti questi accorgimenti servono per dare solidità e stabilità allo schienale e al pallet. È vero che è un lavoro artigianale, ma non vogliamo finire con la schiena per terra, quindi facciamo in modo che sia una struttura comunque stabile e solida. Vi ricordo che questo è semplicemente un fissaggio di prova, perché poi dovremo passare alla verniciatura e quando andremo a verniciare dovremo smontare tutto quanto. Però io ho preferito fare prima un montaggio di prova, così con legno grezzo, proprio per vedere che fosse tutto quanto a posto, in modo poi da non andare a danneggiare il legno una volta che è stato verniciato. Ecco, adesso andiamo a fissare anche la parte anteriore del legno. Con delle viti abbastanza viti per legno lunghe, andiamo a fissare tutto. E adesso passiamo alla colorazione. Per la colorazione ho deciso di utilizzare un impregnante all'acqua. Impregnante perché ci permette di dare il colore al legno senza però cancellare quelle che sono le venature del legno, che mi piacevano molto, e neanche le iscrizioni che ci sono nei lati del pallet. All'acqua perché se avessimo usato un prodotto chimico molto forte avrebbe rilasciato gli odori. E siccome questo pallet andrà comunque all'interno di un'abitazione, nel mio caso, non volevo prodotti chimici che rilasciassero odori. In più, comunque, non dovendo stare esposto alle intemperie, un impregnante all'acqua era più che sufficiente. Diluiamolo bene. Non preoccupatevi se vedete dei colori bislacchi quando andate a diluirlo o a mescolarlo. Il colore dell'impregnante nel barattolo è sempre diverso da quello che poi si andrà a riproporre poi sul legno quando andrete a stenderlo, quindi non preoccupatevi. In questo caso è viola, ma poi diventerà un noce antico, quindi un colore completamente diverso da questo violetto. E adesso iniziamo con la prima mano. Mi raccomando, fate mani lunghe, non lasciate colature né gocce, perché poi tutte le gocce rimangono gommose e in rilievo e fanno schifo. Quindi iniziate con la prima passata. Mi raccomando, stendete bene il colore e fate più mani. Ovviamente in tutti i colori c'è il tempo di asciugatura e il tempo per la seconda mano, quindi troverete nel lato del barattolo tutte le indicazioni utili per sapere quando passare alla seconda mano e quando il prodotto sarà pronto per essere, diciamo, toccato. Vedete, mani lunghe senza esagerare col colore. È un lavoro che va fatto con calma. Stendete sempre bene il colore. Ripeto, non preoccupatevi se il colore è strano quando lo stendete. Piano piano, quando andrà a asciugarsi, prenderà il colore definitivo. E con la seconda o addirittura con la terza mano avrete il colore finale perfetto. Questo è un lavoro lungo, ovviamente non vi farò vedere come tutta la stesura su tutti i bancali, per quello c'è il video completo che vi ho messo all'inizio, di cui vi ho messo il link all'inizio. Adesso mettetevi comodi e continuate a verniciare tutti i vostri bancali. E a questo punto andiamo alla parte inferiore. La parte inferiore non l'ho neanche verniciata, quella che va a contatto col pavimento. Per evitare di graffiare il pavimento, le mattonelle o comunque il posto in cui andrete a appoggiarlo, ho deciso di mettere dei feltrini anche belli grandi, come vedete, attaccati sotto, in modo che comunque la parte di contatto con le mattonelle o col pavimento sia comunque di gomma o di feltro, quindi non una parte che possa danneggiarvi il pavimento. A questo punto abbiamo finito del tutto la lavorazione, portiamo i bancali nel posto in cui andranno poi definitivamente alloggiati e andate a rifissare tutto quanto. Come avete fatto nel fissaggio di prova, andate a fissarli anche qui definitivamente. Ed ecco qui, fissiamo lo schienale. Mi raccomando, quando andate a rifissare tutto quanto fate molta attenzione, perché non è il caso di andare a rovinare il legno verniciato. E allora ragazzi, questa collaborazione si è conclusa. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace qui sotto, lascerò un commento, magari dammi qualche idea per una futura lavorazione,
Ovviamente iscrivetevi al canale e attiva la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. In descrizione, come ti ho detto all'inizio, troverai tutta la lista della spesa, quindi tutti gli articoli che ti servono per fare questa lavorazione. Mi raccomando, divertiti e goditi la tua seduta. Buon proseguimento!